Sono finita, non c'è modo di rimediare. Non ce la farò mai. Non riuscirò a spiegare i giochi. حلوة. ولا؟ حلوة. كدرة. Non sono sicura. E se poi i ragazzi ridono al posto che pensare alla sicurezza? Una rassegna stampa, è un disastro. Il professore mi ha dato questi fogli e mi ha consigliato questi articoli, ma non ci capisco niente, tutti in inglese. Ho 2 e mezzo di inglese. Ho troppo paura di sbagliare. E se sbaglio, cosa succede? Per sfatare i luoghi comuni sui giovani, avete affrontato dure prove, superato insieme le vostre difficoltà davanti alle telecamere di reality squo. Ora, come in ogni reality che si rispetti, è giunto il momento delle nomination e delle eliminazioni. No, no, non è giusto. Ma perché dobbiamo essere proprio noi gli eliminati? Noi che usiamo un reality show in maniera educativa e non quegli spettatori che con i loro comportamenti fanno sì che la TV diventi sempre più dannosa. Allora giriamo la telecamera, questa volta sarete puntati voi e facciamo sì che gli spettatori vengano eliminati dai concorrenti. Eliminiamo te, spettatore morboso, perché in modo passivo assorbi tutto ciò che la televisione ti propone, credendo reale tutto ciò che viene trasmesso. Pensiamo che la tua vita sia priva di stimoli e per questo ti accontenti di immedesimarti nella vita dei personaggi televisivi. Le tue emozioni sono plagiate, ridi, piangi, ti arrabbi e ti isoli da tutti, e odi farti disturbare. Per questo sei eliminato. Vi eliminiamo perché siete spettatori creduloni, che passate ore davanti alla TV e che credete a tutto ciò che vedete e sentite. Annullate la personalità, non pensate con la vostra testa e vi rifugiate in un mondo tutto vostro. Stare davanti alla tele, gobbi e con l'espressione imbambolata, non vi aiuta. Svegliatevi, non tutto ciò che sentite o vedete è reale. Siete eliminati! Tu, spettatore da tavola, che non ascolti i tuoi familiari, che consideri più importante quello che dice la televisione rispetto a quello che dicono i tuoi cari, ma che esempio dai ai tuoi figli? Sei eliminato!